Allora io parto per Parigi. Ce la farete senza di me per una settimana? Oh, non lo so. Insomma, chi metterà quelle tre riviste in bell'ordine sul tavolo della colazione? Lois, capisco l'eccitazione all'idea di partire con Bonnie, ma potrei evitare di sentire del tuo viaggio quando torni? Cioè, sì, so che avrai le foto, le cose da raccontare. È solo che vorrei evitare di essere coinvolto in quella baraonda. Pronta a partire, Lois? Assolutamente sì. Oh mio Dio, Bonnie, sarà una settimana strepitosa. Lo so, in tua compagnia sarà ancora più spassoso. Giù odia volare perché lo fanno mettere nella stiva con i cani. Spero per te, Indonesia, che valga la pena. Ok, ciao ragazzi, badate a vostro padre mentre sono via. Un bacio a tutti. Ciao mamma. Ciao. Oh, Peter, dimenticavo, ecco un po' di soldi per le spese e la lista degli impegni dei ragazzi. Il ciccione al comando per una settimana? Mezza giornata e va nel pallone, come quando era un allenatore di box. Colpisci, colpisci di nuovo, colpisci, colpisci, vai, di nuovo, ti ha colpito lui, rispondi, non farti colpire, schiva, colpisci. Lo sai quello che sto per dirti? Devo colpirlo. Che devi colpirlo di più. Guarda quanta gente in strada. Non c'è molta gente di colore qui, ma quelli neri sono veramente neri. Sì, l'ho notato anch'io. Ok, ho già fatto il programma per la giornata. Prima andremo al Louvre, poi ce ne andiamo a fare compere a Champs-Élysées. Lois, forse è arrivato il momento di dirtelo. Non sono venuta qui per andare nei musei o per fare shopping. Non capisco. Perché allora sei voluta venire qui? Lois, sono venuta qui per avere un'avventura. Avere un'avventura? E con chi? Chiunque sia. Mio Dio, beh, possiamo almeno fare qualche visita turistica stile Muppet prima? Potrebbe portarmi una birra? Oh, non lo so, mi sento così raffinata. E tu che cosa prendi? Sai cosa mi andrebbe davvero? Un pezzo di quello. Bonnie, per l'amor del cielo, dacci un taglio. Te l'ho già detto, sono qui a Parigi per avere un'avventura. Mi farei persino un musulmano se proprio dovessi. Non posso credere che butteresti alle ortiche tutti questi anni con Joe solo per una stupida avventura. Non sto buttando niente alle ortiche. Joe e io ci siamo allontanati ormai da molto tempo. E poi il nostro è stato un buon matrimonio, siamo stati insieme 80 anni. Voi cosa? Sono questi gli anni quando sei sposata ad un handicappato. Forza, Dallas Cowboys, huh? Salve! Come dice, scusi? Siete americani, no? Ho una grande ammirazione per il vostro Gary Shandling. Senta, so dove vuole andare a parare. Non siamo interessate, quindi può anche girare al largo. Io sono interessata. Bonnie! Hai voglia di assaggiare una baguette francese bella caldo? Oh, cielo! E poi mi piacerebbe svuotarmi dentro di te. Oh, mi ero dimenticata che cosa fosse una storia romantica. Vieni, Bonnie, forza, ce ne andiamo. Cosa? Senti, ti sto facendo un favore. La mia baguette dormirà tutta sola stanotte. Lois, non hai visto un assorbente appeso al pomello della porta? No, perché? Che cosa vuol dire? Lo usavamo al college come segnale quando avevamo compagnia. Compagnia? Che cosa stai... Oh mio Dio! Adesso ti prego non farne una tragedia. Avevo bisogno di qualcosa di diverso da giù. Bonjour. Lois, ti presento François. Oh no, fai sul serio. Eccoti qua, finalmente. Ti ho cercato in lungo e in largo. A meno male capiti a proposito. Devo assolutamente parlarti di una cosa. Di che si tratta? François mi ha appena chiesto di restare qui a Parigi con lui. Oh mio Dio, tu però non lo farai, giusto? Non lo so, è una cosa su cui devo riflettere. Io non riesco a credere alle mie orecchie, giuro. Non puoi farlo, Bonnie. Ah, è così? Ora tu mi dici cosa posso o non posso fare. Io ti ho invitato qui perché ti andassi a divertire mentre io facevo sesso con degli stranieri e tu mi ripaghi così. Ho capito, ci vediamo in albergo. Allora, resterai qui con me. È molto allettante, Parigi è una città talmente perfetta. Ah, questo purtroppo non è del tutto vero. Abbiamo un sacco di violenza, mimo contro mimo. Fai qui? Sono venuto non appena Lois me l'ha detto. Bonnie, ti prego, non farlo. Mi dispiace di averti trascurata ultimamente, ma io ti amo ancora e ho bisogno di te. Ti prego, torna a casa con me. Lui sarà anche tuo marito, ma io sono pronto a fare qualunque cosa per tua. Forse, ma una cosa sicuramente no. Bonnie, pensavo che non sarei mai arrivato a questo, ma vedo che non mi resta altro modo per dimostrarti il mio amore per te. Joe,
Non ci posso credere, stai camminando! Cammino! Cammino! Ah, sarei disposto a tutto per l'amore, ma questo proprio non posso farlo. Torniamo a casa, Joe.